Elisabetta Canalis è stata la prima delle spose di Costantino a dire di sì su Rai 2 in prima serata e volare col nuovo finto marito in Giamaica per vivere la vita di alcune coppie locali, svolgendo il loro lavoro, abitando nelle loro case e prendendosi cura dei loro figli. L'ex velina si è misurata con luoghi e persone distanti anni luce dal mondo a cui è abituata e ha avuto un piccolo ma significativo crollo emotivo quando le è venuto in mente il papà scomparso l'anno scorso. Durante un confessionale, riflettendo sull'atteggiamento sempre positivo delle persone che la circondavano a dispetto di condizioni davvero precarie, Eli è scoppiata in lacrime parlando del papà Cesare. A lui sarebbe piaciuto molto questo viaggio, ha confessato con gli occhi lucidi la Canalis, rivelando di aver viaggiato parecchio con lui prima che si spegnesse a soli 78 anni a causa di una grave malattia. A TV Sorrisi e Canzoni inoltre aveva svelato di essersi commossa anche in altre occasioni durante il viaggio di nozze in Giamaica. Ho vissuto momenti molto difficili, ha raccontato al magazine. Ho visto luoghi così sporchi dove normalmente non appoggeremmo neanche un sacchetto della spazzatura. Ho pianto, ha concluso Elisabetta, davanti a certe scene con i bambini.